Benvenuti MTIers, questo caldo segnala l'arrivo di luglio. Netflix decide così di tirare fuori un po' di cose interessanti e diversi horror. Andiamo a scoprire i prossimi arrivi! Come sempre farò una scrematura sulle uscite che ritengo più importanti, pertanto mi sembra ugualmente importante menzionare brevemente altri arrivi che potrebbero non essere così male. Inizio dall'arrivo delle seconde stagioni di Beastars, disponibile dal 15, e Biohacker dal 9. La prima non vedo l'ora di vederla, la seconda solo se capita, ma non era poi così male. In entrambi i casi ne avevo parlato su Fantascientificast. Arriveranno anche due serie di Mobile Suit Gundam, Hathaway e The Origin, entrambe dall'1. Non so che aspettarmi, una è successiva e l'altra un prequel, ma se amate il brand. Segnalo anche Dynasty Warrior, sempre dall'1, un film tra lo storico e il fantastico cinese, pieno di effetti speciali, liberamente ispirato all'omonimo videogioco. Come ultime brevi anticipazioni direi A Classic Horror Story, dal 14 pare un horror classico, ma per davvero? Il titolo sembra volerci sviare proprio. Segnalo anche Fear Street, una trilogia di film ambientati in una cittadina USA in cui regna dormiente un mostro. 1994 arriverà il 2, 1978 invece il 9 e infine 1666 il 16. Adesso entriamo nel vivo delle anticipazioni con Major Grom e il medico della peste. Si tratta di un film russo dove ci si immagina il futuro della nazione in cui il governo ha pieni poteri ed è estremamente violento e repressivo. Inoltre la criminalità dilaga. Sarebbe il futuro o il presente? Comunque, in tutto questo appare il criminale soprannominato il medico della peste, che si impegna fermamente a contrastare questo stato delle cose, seguendo la via della giustizia e vendetta. In tutto questo, il nostro maggiore Igor Grom e la sua giovane recluta vengono incaricati di trovare questo pazzo e ucciderlo o rinchiuderlo. Praticamente questo film pare la distopia di una distopia. Vedremo se sarà all'altezza. Saltiamo in Francia con un film Come sono diventato supereroe. Parigi oggigiorno ormai i supereroi sono una consuetudine e pare che tutto derivi da una droga che sta girando per la città. Un detective decide di andare fino in fondo per far finire questa faccenda e lo spadroneggiare dei supereroi. Per farlo però dovrà chiedere aiuto a degli ex eroi e soprattutto prendere quella droga per diventare egli stesso un supereroe. Calma un attimo, mi ricorda qualcosa tutto questo, a voi no? Il nome che state cercando è un film di un anno fa, sempre su Netflix, Project Power, in cui arriverà pure un seguito. Ok, che questo è una produzione francese e darà una visione diversa dagli USA, ma è veramente necessario tutto questo? La prima serie d'animazione di questo mese è Resident Evil Infinity Darkness, ennesimo sequel della fortunata serie di videogiochi prima e alquanto discutibile serie di film poi. Siamo all'inizio dell'epidemia, poco dopo la perdita di controllo a Raccoon City. La serie prende due punti di vista differenti, uno dalla Casa Bianca e uno dalla struttura sanitaria. Questi due protagonisti inizieranno ad indagare su differenti strade per poi confluire, beh, dovremmo saperlo, l'apocalisse zombie, di cui conosciamo ormai ogni singolo dettaglio. La grafica non mi esalta, ma magari merita per questi diversi punti di vista. Lo so che vi mancava già la Corea e quindi eccoci questo The Eighth Night, un film che parla di mistero e demoni. Per la precisione, 2500 anni fa, due demoni che tormentavano la Terra furono rinchiusi in due scrigni. Oggi il monaco che deve sorvegliarli si rende conto che uno di questi è fuggito. A questo punto incarica un altro monaco di trovare il prescelto per andarlo a catturare e sigillare nuovamente. Nel frattempo quel demone, per riassumere la sua forma corporea, deve possedere il corpo di sette umani. Vedremo se il prescelto e i monaci riusciranno ad impedire il peggio. Voi che dite? Finalmente un horror, eppure su di un aeroplano.
Blood Red Sky sicuramente vi mancava, perché ancora non si era visto un dirottamento aereo in cui una madre, per proteggere suo figlio, deve intervenire e sgominare i soliti cattivoni. Ok che quando i propri piccoli sono in pericolo le madri diventano implacabili, ma in questo caso c'è l'aiutino. A quanto pare la madre è pure un poco vampira. Direi che dopo i serpenti non potevano certo mancare i vampiri su di un volo di linea, un horror che non sembra avere molte pretese se non quello di raffreddare le vostre calde nottate estive. Eccolo, Master of the Universe Revelation. Tiriamo un sospiro di sollievo, He-Man è tornato per noi e soltanto per noi, poveri nerd, sempre più anziani e nostalgici di quegli anni d'oro. Questa serie è comunque diretto seguito della serie originale, che forse è meglio recuperare a questo punto. Avremo quindi la possibilità di rivedere i nostri eroi e i nostri super cattivi preferiti. Nella premessa di questa serie, per ora solo 5 episodi, c'è l'idea di non lasciarsi andare a combattimenti, ma di alzare l'asticella provando a dargli anche sfumature più adulte. In effetti, a occhio e croce, è più facile che abbia pubblico tra i nostalgici che tra i giovani. Per il potere di Grayskull! Se pensavate che questo mese si fosse già raggiunto il massimo, ebbene, vi sbagliavate di grosso. Vedere la locandina di questo ultimo mercenario mi ha fatto scendere una lacrimuccia. Finalmente, forse, per noi nostalgici delle arti marziali anni 70, 80 e 90, Jean-Claude Van Damme torna a darne di santa ragione. La trama è abbastanza basilare, un ex agente segreto francese fuggito all'estero e scaricato dal proprio paese è costretto a tornare a casa poiché suo figlio è stato preso in mezzo ad un'organizzazione terroristica internazionale. Ma chi se ne frega della trama? Metteteci pure Godzilla, Chuck Norris, Jackie Chan o anche Steven Seagal. Non mi frega abbia un senso, fatemi vedere le belle ignoranti sciaccagnate di botte di una volta. Che Bud Spencer e Terence Hill siano con voi e con il vostro spirito. Amen. Concluse le anticipazioni di Netflix per questo luglio, lasciatemi dire però due parole su di un reboot che non si doveva fare né ora né mai. Prima però ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di commentare questo video, oltre che diffonderlo tramite i vostri social. Vi ringrazio davvero per la vostra partecipazione, mi date sempre tante nuove idee, ma ora voglio darvene una io. Basta reboot! Di altrimenti ci arrabbiamo, ne esiste solo uno e soltanto uno. Non ha senso fare un reboot su quel film di una coppia d'oro come i precedentemente citati Bud e Terence. Questa produzione con addirittura De Sica e una trama parzialmente stravolta merita di floppare. Siete ancora in tempo, abbandonate l'idea e faremo finta di nulla. Altrimenti noi sì che ci arrabbiamo. Al prossimo video, ciao!